bastone. Agagagagra. Ci sono segreti che rimangono sepolti per sempre. Segreti che non possono essere rivelati manco po' cazzo. Ma da oggi, questi segreti sono diventati di dominio pubblico. Venite a scoprire con me i più sconvolgenti segreti dell'universo. Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. Bella a tutti bambini, siamo di nuovo qua con il segreto episodio 49. 49! Come il cazzo in culo che prende vostra mamma ogni giorno, chiaramente, quotidianamente. Quindi immaginate il livello di cavalla. Il livello di cavalla di OCG. Allora, partiamo subito, finalmente, con un'immagine che mi fa rallegrare il cuore, perché finalmente ho scoperto che hanno fatto i bagni adatti a me. Infatti a quelli come me, chiaramente. Perché? Perché come potete vedere, finalmente un bagno per chi ha il cazzone. Guardate, c'è maschio, femmina e quelli che hanno il cazzo enorme. Perché? Perché voi penserete, no, ma quello è il gabinetto per le mamme che hanno un figlio. No! 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 Guardate! Guardate sulla capocchia! Che c'è lo spacco della cappella, lo vedete? Guardate, ve lo zoomo anche, così lo vedete bene. Guardate, quello non è un bambino, quello è una capocchia di cazzo. Quindi, basta, finalmente hanno fatto i bagni per quelli come noi. Bene, iniziamo subito perché qua abbiamo delle notizie veramente assurde. Allora, uomo di 19 anni. Qualche settimana fa ero andato a comprare delle tette finte, ma chi sei? Rosario Muniz. Ora quando sono da solo mi metto le tette, un reggiseno e dei vestiti di mia sorella e mi trucco. Poi vado nelle chat lesbiche e chiedo se ne escono e io esco quelle finte. Tu sei caduto dal seggiolino da piccolo, hai battuto il cervello, tu sei un maniaco bastardo e non ho capito se sei gay. Se sei una lesbica, se sei un... Che roba sei? Dimmi che razza sei e ti dirò dove andare. Cioè a fare in culo devi andare. Uomo di 15 anni. Questo è un genio, eh. Datemi retta, questo è un genio. Può sembrare un bimbo minchia, ma è un soggetto da medagliare. Spaccio polvere di gesso ad un bambino di 12 anni. Lui pensando che sia droga me la compra. Mi sento potente. fai bene, in questo caso fai bene, anzi, guadagnaci su tanto e con tutti i soldi compra un bel bastone di quelli duri, una mazza ferrata, e poi alla fine dell'anno gli tiri una bella mazzata sotto il coppino, da parte mia gli dici, TREMON! Uomo di 20 anni, questo è un maniaco, ho una ragazza perfetta, ma a lei non piace scopre. Non piace scopre tanto. Ma che cazzo è scritto? Non piace scopre tanto. Sarà A. Non piace scopare tanto. Quindi quando lei... Quindi quando lei non è a casa, chiamo una sua amica che so è innamorata di me e scopo con lei facendo delle porcate assurde. Dopo un anno di sesso è rimasta incinta. Incinta! Incinta. L'unico problema è che lei è già sposata e non sa di chi è il figlio. Spero non sia mio. No, è di mia mamma il figlio, no? Coglione! Madonna, sei il tuo figlio. Madonna, ti vengo a sputare in bocca. Testa di cazzo. E speriamo che il suo compagno lo scopra, così ti riempie di tante mazzate che diventi una zampogna. Coglione! Questa è bellissima. Questa è veramente bella, donna di 17 anni. Ricevo messaggini anonimi minacciosi. Da un po' di tempo ormai mi sento osservata e spiata 24 ore su 24. Ho paura. Prima di uscire di casa chiedo a mia mamma di memorizzare i miei vestiti, così che se succeda qualcosa almeno potrebbero riconoscermi. Il punto è che ho paura di dirlo a qualcuno. Capito? Una di 17 anni che viene minacciata con i messaggi. Mica! Mica vada la polizia!
Assolutamente! Vivi serena, vai tranquilla, anzi esci pure di notte, così quando ti troverai 7 metri sottoterra o in un fiume marcire, poi tanto chi se ne frega, tua mamma ci starà male ma tu sarai già morta. Testa di cazzo! Puttana! Sei ritardata perché una che riceve messaggi e non lo denuncia a 17 anni, quindi sei in difesa praticamente, perché chiunque può metterti le mani addosso e strozzarti in 2 minuti, allora vuol dire che sei altamente handicappata. Infatti qualcuno sotto nei commenti gli ha fatto notare la cosa e dice: se sei fortunata sentiremo parlare di te a chi l'ha visto, misteri italiani eccetera eccetera per tanti anni. Un altro gli dice: fra quanto vedremo la tua storia a quarto grado. Il quarto grado è la portinaia d'Italia. E poi l'ultimo dice: sono i grigi che ti vogliono rapire per fare qualche orgia intergalattica. Ovviamente ha scritto orga perché qua la mentalità di segreto è quella, quindi. Però è bella questa, eh! Un'orgia intergalattica di alieni, questo è spettacolare. Insomma, ma vai a fare in culo, va! Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. Tanti like per Capobassone, agagagagra.